Guarda. Hai sentito quel rumore? Chi c'è lì? Questa centrale che pare nucleare, ma in realtà era una centrale di carbone, e invece adesso l'hanno spostata, l'hanno messa in un altro posto, e qui è tutto abbandonato, vandalizzato, è tutto allo sfascio completamente. Una volta andava avanti col carbone, adesso vanno avanti con l'energia elettrica presa da quel lago che hanno creato artificiale, che sta oltre sa collina, che prima l'ho ripreso in quell'altra registrazione. E ho detto, chi è che vuole andare a guardare l'esplorazione, vado a vedere il filmato dopo, che sarebbe questo qui. Adesso io vado a esplorare l'interno, dato che è tutto aperto, vandalizzato e allo sfascio, vado a esplorare l'interno di questa grande azienda che ha faticato fin dagli anni 50. E me l'ha detto una ragazza che fatica in un centro commerciale qua vicino, dove io ho preso la mozzarella, sa un panis alla mortatella. Guarda là i rifiuti laterali in la strada, tanto tutta Italia è così. Guarda che mascello dei rifiuti. Porca miseria, c'è di tutto di più, pure la mondezza, oh, pure chi, sacchetti della mondezza dappertutto, pacchetti di sigarette dappertutto, bottiglie di plastica, bottiglie di statè, pacchetti di sigarette, lattine, yogurt, scatole di yogurt, pacchetti, tutto contro pacchetti. Guarda lì, raffigura un bambino che non respira più e i genitori se ne strafottene. E poi c'è pure un fiaschetto di wiki sotto, cos'è, oh? Ah, una scatola di un profumo buttata per terra, i pezzi di gratta e perdi, qualche imballaggio di V, qualche bottiglia di V per terra. Porca miseria, anche di birra, vedi? La Red Bull non manca mai, le sigarette, tanto c'è, l'estate, la Red Bull, le sigarette, le bottiglie di birra, le bottiglie d'ambriaco di V, preservativi, siringhe, tutto, sempre queste le robe per terra. Che peccato, guarda, che peccato di tutta questa ingratitudine contro l'ecosistema. Adesso, siccome mi è andato l'occhio lì passando sopra quella strada, mi è andato l'occhio, guarda che roba, guarda chi per terra, pure i pannolini c'è, oh! Pure i pannolini, imballaggi di tutti i tipi, scatole contro scatole, bottiglie contro bottiglie. È proprio una vera e completa discarica totale. Spettacolo dei fiori, anni 70, guarda che roba, oh, mi fa pensare a nonno Pacifico Montesi. C'è i fili elettrici ad alta tensione, questa è la parte che è in funzione con l'elettricità molto forte, senti che roba. Invece c'è la parte abbandonata che è stata vandalizzata e distrutta. È stata proprio vandalizzata e c'è la rete, la recinzione aperta. E quindi è possibile esplorare, ma è molto pericoloso. Non fa compagnia a me, che io vedi, quando trovo aperto non c'è scritto vietato entrare, niente. La parte abbandonata è abbandonata, vedi? Vedi, guarda. Guarda un po' che roba, recinzione aperta e pronto per l'esplorazione, questo grande edificio, struttura che pensa agli operai che ci faticavano quella volta, chi c'era il garage per mettere le macchine degli operai, chissà, oppure era già l'azienda stessa, a qua gli uffici, allo sfascio, ci nasce negli alberi di Natale, guarda lì, alle bello con l'alberello, anni 30. E vediamo un po' un attimo su poro albero chi cosa fa tutto spennacchiato, pare la gallina mia spennacchiata, le galline che c'è, no? Stante una casa di campagna, l'ho lasciate a un amichetto di mio figlio che il padre è un contadino, un vergaro, e allora le galline spennacchiate come con l'albero. Guarda quanto è bello sta pianta, ch'io, che pianta è, de pesco, la pianta de pesco, non profuma per niente, però i colori è belli. Adè, bocco, un te l'ufficio, bocco.
Padrone, poi assume, padrone! Il fumaiolo là, dalla strada, mi pareva una centrale nucleare, o mi pareva. E invece niente, invece era solo una centrale elettrica che creava l'elettricità dal carbò, col carbò. Quindi il legno, la legna che hanno bruciato non si sa quanto. Qui c'era la mensa dei operai, vedi un piatto anni 10, anni 1910, no 2010, eh? Ormai c'è da distinguere, 1900 oppure 2000. Guarda là, i vetri tutti rotti, l'hanno presi a sassate, vedi c'è stati i vandali hanno spaccato tutto qui dentro, che peccato però. Che peccato, adesso vado oltre, va. C'è una bottiglia d'acqua ancora che non hanno finito a bere. Dopo hanno rubato sicuramente, oltre che tutte le robe all'interno e vandalizzando pure, hanno preso il rame dell'impianto elettrico. Hanno rubato il rame, infatti qui c'è tutti i cavi di plastica che dentro contenevano rame. Questo cos'è? Uno spogliatoio. Uno spogliatoio sa le tane degli insetti, guarda che roba, le tane degli insetti hanno attaccato una chiave, guarda. C'è tutti i buci lì, scappa fuori la piattola. Guarda un po' il cancellino anni 90. Si è appiccicato, il cancellino anni 90. Chissà se funziona ancora su cancellino anni 90. Fammi vedere. Io l'ho fatta. Chissà da quanto tempo è. Guarda, si è seccato. È tutto secco, è tutto rotto. Guarda lì, c'è i cucchiari. I cucchiarini, guarda un po', anni 50. Che antichità, ora che porta antica, anni 40, la mania anni 1910. Che te l'ho detto, c'è da distinguere gli anni a te, ormai, il centenario. Vero? Cos'è, due bandiere quelle lì? Cos'è, la bandiera d'Italia questa qui, E quella lì che bandiera è? Queste le bandiere che spendulavano de fuori l'azienda. Guarda un po' le turche per cagà. Guarda, c'è i cosi lì, i batticlò spaccati. Hanno spaccato tutto qui dentro, una miseria, che vandalizzazione. Come si fa? Guarda un po' cosa ho visto. Ho visto un fiore bellissimo. Guarda, mi pareva un fiore bellissimo, invece è un rovo. Un rovo, però c'è la fogliolina bellissima, vedi? Che sta più a campo e sta a mangiare tutta la struttura. La vegetazione tanto si riprende lo spazio che è stato occupato dalle opere ingrate dell'uomo. Guarda un po' che roba, che fine, le strutture industriali qui in Italia, vedi che fine che stiamo a fare tutti quanti, allo sfascio, scappa fuori tutto, vedi la vegetazione viene su tutto, guarda un po', su albero dalla fogna viene su, il bocche se doccia, oh, fan puede chi? I cessi tutti rotti, è tutti rotti, guarda che macello, per cagare funziona il cagaggio lì, guarda che stronzo di merda lì dentro, Qua tutto rotto, il box di doccia anni 90, non vale niente. Il musifo anni 70, guarda un po'. Qui tutta rubaccia vecchia, guarda le sedie, pare quelle dell'asilo di Sant'Agostino. Chi c'è? C'è Nishu? Oh là? Qua c'è? Qua c'era l'impianto elettrico oppure idraulico. Qua giù, vado sotto, va. Vado sotto qui, faccio tutto, chissà chi c'è laggiù, chi ci sarà laggiù, i scantinati. Io però le torce ce l'ho, mi sa. Orario di lavoro, fan poete, non c'è scritto niente. Tutela della salute della lavoratrice. Ah, pure quelle incinta. Il datore di lavoro fa un pondaggio tutto. Chi c'è? Chi c'è? Oh? Chi mi ritrovo? Ora un po'? Chi mi trovo qua sotto? Chi c'è? Ora un po' la cella frigorifera. Sa la finestrina di Heidi lì? Della casa sui montagna di Heidi. Rotonda. Chi c'è chi io? Cos'è sta roba qui? Ah, qui affari per la carta. Per la cucina, i piatti 1910. E il coso del pa anni 60, 80. Ah, qua c'è tutte si cose, si cazzarole, lo scolapiatti, guarda un po' lo scolapiatti che per terra de ferro. Questo cos'è si affare che io? Cos'è si madonni? Portava i coperchi o i piatti. Fa un po' vede. Ah, guarda un po' i recipienti per l'acqua, per bere. C'è tutta roba della mensa, chi dentro non se va, oh, non se incornicchia chi dentro, adesso io devo piare le torce, va, le torce
De coso, de Joyce. Joyce, devo piare le torce tua dentro su zaino. Fa un po'. E poi devo pure magnà, perché è tardi, oh, è ora scossa da magnà, eh. Fammi pia prima le torce e vado a vedere dentro col cornicchio. Mi piacerebbe avere un'altra volta col programma che mi aveva fatto scaricare Andrea Coroni. Andrea, che programma era quello lì delle voci bianche? Se può sapere che non mi ricordo più, non mi ricordo di niente. Si è sparito dalla circolazione. Fa un po' bucca lì dentro. Fa un po' bucca. Chi mi ritrova? Chi c'è che dritto che io? Guarda un po'. Sottoterra mi trovo, eh. Guarda lì il suo tubo, non doveva finire. Questo passa sotto l'azienda. Fa un po' vedere. Guarda un po'. Chi c'è? Questo è il tubo della fogna. Prima è piccolo. Da un cessetto che caga nel rotta di collo va giù tutta merda fino a laggiù tutto. Vabbè, fa un po' vedere qua sotto. Pare le costruzioni Lego, sì, matto. Guarda un po' i matto anni 60. Chi è vuoto? È vuoto, niente da fa. Questo è una... Guarda un po', i matto tutto... E il ferro dentro tutto rugginito al massimo. La struttura però ancora si regge molto bene, eh. Questo è un tubo ricoperto anni 90. E niente, c'è poco da fare qui. Pensavo che girava tutta la struttura sotterraneamente, e invece no, purtroppo. Vero? Guarda un po' un coso del succo di frutta anni 80, smerdato dentro, ci hanno cagato forse. Oppure è tutta la rubaccia che si è accumulata durante gli anni di abbandono qui. Questa è la cella frigorifera dove metteva nella carne per le proteine dei corpi e dei lavoratori. Vedi? Il frigorifero. Oh, chi è? Oh? Chi c'è? Oh? Chi c'è? Oh? Cos'è? Cos'è? Oh? Chi c'è? Oh? Fischia. Sai un po'? È il vento, è il fratello vento, va. Oppure è un'entità defunta qui dentro. Chissà se quanti se ne è ammazzati qui dentro, oppure ce ne morti. Guarda un po' i vassoi del 1920, le antichi, dell'anteguerra, i piatti del 1910. Guarda un po' i piatti sventrati, buttati di fuori. Guarda la vellutina anni 70, oh. Ecco, adesso spegno la luce, tanto non serve più. A posto, vedi? Per merito di Joyce che mi ha regalato queste torce. E te potuto vedere il cornicchio sotterraneo. Ma dentro devo andare io. Cos'è? Scappo fuori? No, non devo scappare fuori, devo andare sopra. Allora devo andare un poco. Guarda un po' il fiechi per terra tutto secco, perché piove da anni e anni. Adesso io qui c'è la gente che mi sta guardando la strada. Bisogna che arbocco dentro. Guarda un po' che c'è là sul vento che fa raschià qua per serrandina, oh. La serandina lì che per non far vedere la luce del sole fa rumore. Qua come hanno combinato? Cosa hanno combinato qui? Quando hanno rubato i cavi del rame, no? Il rame tanto è pagato oro ormai. È venuto i vandali, hanno vandalizzato tutto. Hanno avuto il tempo da spaccare tutto. Hanno rubato pure il rame. E la pulizia, le forze dell'ordine non hanno fatto niente. Non hanno presi sa gente. Guarda un po' le guarnizioni dei infissi. Guarda un po', cos'è qui, oh? Cos'è sta roba qui? La polimetria catastale? Ah, la torre, quella che hanno fatto un da giù. La torre, che dopo l'hanno abbattuta, me l'ha detto quella ragazza là che vende per quel negozio, quel centro commerciale. Chissà il padrone d'undava, forse stava anti uffici principali oppure era qui. Adè, vado di sopra, guarda un po' le scale di marmo. Vero? Chi c'era chi dentro che io? Guarda un po' quanto corridoio lungo. I floppy, i floppy dell'Enel, oh. Società per azioni. Vero? Guarda che schifo le scritte. Chi c'era un cesso, mi sa, sicuramente. È stato portato via tutto. Porca mica, tutto rotto. Chi c'è, oh? Chi c'è, oh? Chi mi ritrovo? Oh? Chi mi ritrovo? Chi c'è, oh? Ah, è cool madonna lì, che pendola, che fa rumore. Che fa rumore, oh, sa fare chi? Fa rumore, cos'è sta mezza cosa qui, oh? Anni 60.
Adè, però mi dispiace a vedere la vandalizzazione che c'è stata qua dentro, perché questa grande struttura poteva essere un ricovero per la pora gente che non c'ha un tetto. Invece guarda che spaccio, guarda che spaccio, guarda un po' che bello quell'albero lì, pare tutti i tentacoli che va su tutto, guarda un po' che roba. Le alto, le grosso su albero, fammelo abbracciare su albero in questo chiosco che ero prima. Guarda un po' i vetri tutti cascati giù perché l'hanno staccati per divertirsi, i vandali hanno spaccato tutto. Guarda un po'. Oh, grazie albero, grazie che ci doni l'ossigeno, la tua forza, guarda lì, oh porca miseria, è grosso. I vetri tutti rotti, hanno spaccato tutto, hanno spaccato qui dentro. Guarda un po', guarda un po', hanno spaccato pure il muro qui dentro. Hanno spaccato pure il muro qui dentro, fam puede, fam puede. Guarda un po'. L'hanno storta tutta, oh, sa fare chi? Chi c'è là? Adè, bisogna che ci vuole, però. Bisogna che ci vuole dentro lì. Chi me ritrovo qui dentro che? Oh, chi c'è qua, oh, chi c'è? Chi c'è? Tutto scuro nero, È scuro nero. Fa un po' accende. Fammi un po' accende. È murata la porta. Ci sarà stata una grotta. Sicuramente c'era una grotta qui. Fa un po' vedere. Guarda i fili, occhi! È duro, si mattò, è stati mesi per lungo, come ci si mette in i cimiteri, le tombe di famiglia. E come fai a buttare giù? Ci vuole. Oh, che mi va che casco giù! Ci vorrebbe un martello pneumatico, ma. Guarda un po' la pavimentazione del 1960 qui, per terra. Marmo del 60. Ecco. Allora, adesso io devo andare lassù. Adesso, prima devo andare qui, devo andare lassù tutto, agli uffici, poi devo andare lassù, all'ultimo piano, così sperimento un po' tutto e vado via soddisfatto. Mi auguro che posso pure mangiare. Posso mangiare! Oh, adesso devo andare su, devo andare su. Adesso vieni su, Fa un po' vedere che pacchetti di sigarette si è fumati i vandali. Il fumo danneggia gravemente te e chi ti sta intorno. Benson Edges. Il fumo provoca cancro mortale ai polmoni. Oh, chi è? Chi è? Chi c'è campa qui? Chi c'è campa? Farà un po' la vernice color vomito anni 30. E il tappeto invece anni 80 questo qui è. Vero? Chi c'è? Le porte anni 90 queste, della scuola, Guarda, sta a fare roscio, anni 80-90. Chi mi ritrovo? Oh, tutto parquet per terra, oh, guarda un po' che struttura. Le porte antiche, le porte anni 60. Chi c'è qui, oh? Chi c'è? Copie, visite, scheda personale, vasi. Cos'è? Trasferimenti. Ci capisci cos'è? Con me, oh, se finestre tutte aperte, chi avete lasciato lo sfascio. Guarda un po' che roba. Oh, chi è? Oh, mi è venuto oltre la finestra, pensavo che era qualche tu che mi piava le gambe e mi buttava di sotto. Eri contento e contenta te. Eri contento e contenta te, se cascavo di sotto. Almeno non c'ero più su internet, è fatta finita. Guarda un po' che porte, pare dei cui orfanatrofi dei manicomi. Non sto in te manicomio. Guarda un po'. Stavolta noi portiamo la musica, poi la luce. Orchestra dell'Accademia del Teatro alla Scala. Guarda, tutte le cose valore, tutti i valori, dopo la fine tutto lo sfascio. Guarda un po', che quadro è questo qui? Non ci si capisce niente. Uno scorpio, tutti i cavalli, sta gente delusa al massimo, tutti i diavoli su quadro. Lì ci hanno cagato, lì col cornicchio. Fa un punto a vedere oltre qua. Chi mi ritrovo? Oh, chi c'è? Chi c'è? Scheda logico della banca dati. Guarda lì, oh. Come si fa a capire qualcosa io? Come si fa? Guarda un po' che coso lì, che termosifo triplex. Enel, più freddo, ricambio aria. Guarda, le scuole dell'Alto Tevere. Umbro e Toscano, tra passato, presente e cura delle grafiche Savioni. Il curato. Gennaio, che anno è questo? Che anno è? Si può sapere? 2004. Dopo si è abbandonato tutto.
Guarda un po' che termosifoni, che termostato. C'è il termostato, vedi? La temperatura a 30. Esci, cosa vuoi fare? Guarda un po' che pezzo di camì! Porca misele alto! C'è i cuoricini lassù, ce le vedete? Ce le vedete lassù? Là chi c'è? Adè qua? Qua, guarda un po', gli hanno dato le zampate lì in questa porta. C'è le toilette, c'è. C'è le toilette, il cartelletto qui è anni 1930. Qua chi c'è che fa rumore, oh? Chi c'è, oh? Guarda un po', hanno vandalizzato con un pezzo di ferro anni 90. Vedi la cucina qui? C'è la cucina qui, oh, guarda un po'. Oh, chi è, oh? Chi è? Pure il pavimento hanno impaccato, sta gente. E pure il muro, pure una parete, una curtellata di muro hanno spaccato. Guarda tu, hanno scritto colpire. Colpire qui, colpire qua, guarda. Guarda un po', pure sta le bombolette, hanno rotto tutto. Porca miseria, che vandali. Che vandali, oh. Chi è quella gente là, oh? Chi è quella gente? Chissà chi è quella gente, fa un po' andare via. Fammi un po' andare via da si uffici, fammi andare dall'altra parte, va. Mi sa che mi hanno visto e mi aspettano al varco. Guarda un po' con ciechi. Che due ne ancora finì a magnà. Non l'hai magnato su schifo de pancarre. Guarda lì, è diventato color merda. Porca miseria. Cos'è, oh? Le forchette della pantera rosa, guarda. Le forchette della pantera rosa, c'è? Cioè. Cos'è? C'è fatica la pantera rosa qui dentro. Vero? Oh, è aperto il cesso? È aperto il cesso. Che cagata! Guarda che cagata, oh! Non ci si può credere! Porca miseria, che cagata! Ma sai i cuoricini che... Guarda, non gettate la carta asciugamani nel water! Fa un po' vedere qua. Che macello laggiù! Tutto rotto! È completamente vandalizzata la struttura, eh! Signori e signore, che comandate! Frustate, non ci potete ripristinare tutta la struttura e renderla un manicomio. Non è meglio apri un manicomio, perché troppi vandali. La vandalizzazione di tutte queste strutture e l'abbandono, già c'è da essere matti per fare questa cosa qui. C'è da essere proprio partiti di testa contro la carità, contro l'amore. Non c'è più niente, non c'è più i sentimenti, non c'è più i valori, non c'è più niente. C'è solo disastro. Guarda un po', guarda un po'. I lor signori, anni 60 questi qui. Questi cos'è, i dipendenti o i ragionieri? Guarda, mi pare che... Oh, chi è? Zio Alberto questo? Chi è? Zio Alberto, buon'anima, eterno riposo, dona zio Alberto, signore. Risplende a lui la luce perpetua, riposi in pace. Questa è una foto storica, quando era tutto perfetto, l'Italia, c'era il boom, no? Il successo materiale. Guarda le audiocassette, oh. Le audiocassette anni 90, guarda che roba. Queste mia madre, ci avrebbe bisogno mia madre delle audiocassette, sta registrato tutto un continuo a padre Livio. Guarda un po', cosa c'è scritto? Tutte rubacce, guarda che schifo, tutti i diavoli c'è scrivene. E na miseria, che macello. Qui forse hanno fatto un rave party, che hanno spaccato tutto e hanno rubato un rame, come fanno sempre, tutti quanti, sta gente, si vandali, se bande... del demonio. Guarda un po' lì, si è scoperchiato tutto il pavimento, qui è venuto su tutto. Guarda un po' che roba. Oh, adesso io duri a magnà. Chi ha murato? Apri la porta, hanno murato, perché hanno modificato una stanza, mi sa. Guarda un po' che roba. Sì, hanno modificato tutto. Adesso io volevo magnante quell'altra struttura, però prima volevo esplorare questi uffici. Vero? Ecco. Guarda un po', era a doppio vetro qui, tutto rotto adesso. E il comodì, e il mobile a muro, a scrigno. Adesso devo scappare fuori da sta struttura io. Io devo scappare fuori. Adesso, fa un po' vedere cosa mi ritrovo qui sotto. Niente. È tutto vuoto, completamente sfasciato. E è inutile che ripeto sempre la vandalizzazione, che tanto è sempre quelle le parole che dico. È stato completamente vandalizzato. E l'ho ripetuto un'altra volta, quello lì del 2004, vedi, il calendario finisce nel 2004. Quindi l'abbandono c'è stato completamente nel 2005.
e verso il 2006-2007 la vandalizzazione totale. Guarda un po' che sedia quella lì. Pare la sedia presidenziale dei Fantozzi quando faceva ragioniere in quei film. Fantozzi. C'era ragioniere Fantozzi lì dentro, forse. Adesso vado in l'altra struttura, quella più alta, va. Dai, dai, dai. Dai, dai, che sono contento. Forse mi viene ne oltre con la gente lì. Guarda un po', chi ci ha pistato qualchidù che aveva le scarpe smerdate? Infatti a fianco chi c'è la merda? Ecco, a posto. Adesso, adesso chi? Adesso chi andavo oltre là? Mi vede ne sta gente. Eccomi va, che casco giunto i vetri. Non ci veni a fare l'esplorazione, compagna, a me, perché te ci vuole l'attrezzatura adatta. Non mi imita, perché se ci vieni te crepi. Porca miseria, che edificio mastodontico. Guarda che roba, oh. Che edificio grossissimo. Oh, qua c'è la gente che mi sta a guardare. C'è la gente, oh, che mi sta a guardare. Io sto a fare un documentario, tanto tutto aperto, tutti, è bucati chi? Tutti, tutti quanti. Guarda, hanno spaccato tutto e non c'è niente più da fare. Qua la struttura è ridotta al disastro totale. Guarda un po', i circuiti stampati a terra. Una butia di vi? Una butia di vi? C'è il vi? C'è un guccetto di vi qui dentro. Guarda un po' qua, tutti i cosi lì, tutti gli aghetti di pino. Guarda un po' tutti gli aghetti di pino. Vabbè, bocco dentro là, oh. Bocco lì dentro, bocco. Chi c'era i macchinari elettrici? E na miseria che roba. Vedi, in queste piattaforme c'era i macchinari elettrici. Tanto col tempo le cose si evolvono e se strutture state abbandonate perché hanno creato una struttura maggiore, più grande, molto più grande là, evoluta, e che non bruciano più il carbone ma bruciano piene la corrente dalla luce elettrica, dall'acqua, cosa dirò. Guarda un po', un'elichetta giocattolo anni 90. Oh, adesso te quella struttura là, porca miseria, io devo buccare qui. Guarda un po' che cammi, porca miseria, che roba, che fumaiolo. Che fumaiolo! Adè, prima bocco chi? E ponte il fumaiolo! Guarda, oh, pare l'entrata di Annunziatina, del negozio Annunziatina! E guarda un po' la cabina telefonica chi, oh! La cabina telefonica! Porca miseria, alza carichi l'antico! Chi c'è? Oh, chi cos'è? Uno casca di sotto! Se uno ci viene di notte casca di sotto chi? Guarda un po', le alto! E lo scantinato, lì tocca andarci di sotto. Oh. Vedi i vandali, hanno scritto sempre tutte scritte brutte, nere. Qua tutti i macchinari c'erne, porca miseria, che roba. Un mastello degli anni 50. A qua si andava su tutto lì. Vedi tutte celle qui delle cose elettriche. Porca miseria, che roba. Che pericolosissimo, eh. È pericolosissimo, uno se casca dentro lì è fatto finita. Guarda un po' uno sbocco di sangue lì, qualcuno è andato giù, si è sbudellato. Guarda un po' se è sbudellato lì, oppure pittura, vernice, qui ci capisci. Però basta un piede sbagliato che già te sbudelli, bocchi dentro un tessi buchi è fatta finita. Guarda un po' l'acqua che c'è qui sotto. L'acqua che c'è qui sotto! C'è un condotto forzato d'acqua, oh! Vedi che sbrulica! Quant'acqua ci sarà lì? 2 metri se basta! Lì dentro c'era una cella elettrica, tutto elettrico qui! Guarda un po' quelle placche lì che gira! Le ventule! E ventule gigantesche quelle! Guarda lì, non ho visto mai una roba del genere io! Adesso fammi guardare per terra, va, se no crepo pure io. Guarda un po', un computer sventrato. Chi c'è? Cos'è? Che però non è messo in sicurezza, c'è polline da tutti. Qui è pericolosissimo. Adesso vado di sotto, c'è l'acqua di sotto. Guarda un po' che buchi. Porca miseria, che buchi. Attenzione, attenzione che c'è i buchi. Adesso bocco dentro chi? Bocco dentro, Chi c'è? Eccomi! Guarda un po' che roba qui sotto. Qui c'è una cassaforte chi? Cos'è? C'è una cassaforte? Cos'è sta roba chi? Cos'è sta roba chi? Si può sapere?
cosa sarà? Un buco. Guarda tu, qui, ecco, ecco due che si cammina sotto la struttura, di questa grande titanica costruzione mastodontica. Guarda, guarda che roba. Chi me li dà? Cos'è, il giorno dei zombie viventi? C'è i zombie qui sotto, Chi mi scappa fuori da qui sotto, I zombie? Mi pare il giorno dei morti viventi, chi? Guarda un po' che roba. Chi me li trovo? Guarda un po' le colonne che c'è, che tiene su tutta la struttura. Te pensa, qualche carica di dinamite qui sotto va giù tutta la struttura. Sai che chioppo? Sai che chioppo? Tanto questa è destinata a farla butta gioco. C'è sta fa sta struttura per essere un pericolo per i ragazzini, per i bambini. Guarda un po', hanno rubato tutto qui. Però qualche filo anni 50 c'è chi ancora. Tanto chi cosa vai a sfilare? Rame fino fini si fili. Hanno sfilato quello che poteva, niente fili più grossi. Vero? Oh, chi? Chi c'è? Quanto va giù chi? Quanto va giù? Fammi vedere. Io! Ah, lì, finisce lì. Finisce lì, finisce. Pesava, oh. Pesava quel coso, Io sento una presenza che mi viene vicino. Mi sta a fianco una presenza. Devo stare attenti pure in due che cammino sa la testa, perché vado sbattendo te un cemento armato. Chi? Mi spacco la testa. Guarda un po'. Guarda un po' chi sotto. Qua c'è qua, oh. Qua c'è, il lago. E il fiume c'è. Porca miseria, la conduttura d'acqua, fammi vedere va, chi andava giù tutto, andava giù, porca miseria l'acqua che c'è, guarda che roba, oh. Ma ti rendi conto chi una struttura del genere, quante ce n'è in Italia, chi cos'è, uno sbocco di sangue, pure chi, qua c'è, adesso io devo accendere la luce perché se c'è un pozzo casco dentro, dopo è fatta finita. Qua c'è qua, oh. Cosa mi ritrovo qua? Pure chi? L'acqua. Guarda un po' l'acqua. È profondo, chi c'è un pozzo c'è? C'è un pozzo c'è che piove nell'acqua. Porca miseria, la grata c'è. Quanto è profonda l'acqua chi, oh. Lì, là poco, ma chi? Dentro quel pozzo chissà quanto sarà profonda. È pericolosissimo qui, oh. È molto pericoloso. Fammi un po' andare sopra, così finisco la registrazione, l'esplorazione, perché ho i minuti contati, purtroppo. Non è che ci posso stare tanto qui dentro, ho i minuti contati, devo andare via, assolutamente. Guarda che roba, oh. È andato giù tutto, Adesso vado su io invece di andare giù. Io vado su adesso. Vedi che qui c'era i cavi della corrente. Adesso vado di sopra, vado di sopra, chi? Non posso passare, chi? Vieni un altro, guarda un po' chi c'è, un poro bambino, purino, guarda lì, poverino, guarda, non si vede niente, va, guarda un po', non respira più perché i genitori fumano a rotta di collo, che porchi, sasse e sigarette, allora adesso, non devo andare, chi? Non c'è, cos'è, non c'è più le scale, penda su. Cos'è? Non c'è più le scale per andare su? Due! Non mi ritrovo! Come fa a venire su adesso? Sarò andato di qua io. Non trovo più la strada per andare sopra. È segno brutto, vedi chi? Guarda un po', Alta tensione, pericolo di zombie. Nammise, guarda che roba chi? Guarda che roba, chi ha ne spento tutto, sai cosi, oh? Porca miseria! Chi ha ne spruzzato, gli estintori? Vedi che c'è un po' di verdino azzurro. È arrivato su l'estintore qua. Guarda un po' che roba. Porca miseria. Ecco, adesso vado di sopra, Vado di sopra, chissà non se passa di andare sopra. Guarda un po' se casco di sotto chi è fatta finita. Guarda un po' pure lì c'è la grata. Pure qua caschi giù come niente in questi buchi. Non ce venite, Qui non usare acqua per spegnere incendi. Ora le belli sistemi anni 80 fosforescenti, quanto mi piace. Vedi lo stemma mia anni 90. Quello anni 80. Oh, chi c'è? Oh. Ah, è sa fare lì. Guarda un po'.
Oh, le scale, va, va, rappendate sopra. Però gli uffici in Gustavo. Non è di sopra gli uffici. Non è di sopra. Non darò. Non darò, vabbè. Guarda un po' dove mi ritrovo. Questa è una struttura molto grande, imponente. Guarda un po' quanto sono in alto. Quanto sono in alto. Le bande, le squadre dei delinquenti andate a pitturare lassù i muri. Guarda un po' chi c'era, tutti i macchinari, i fili che spurgevano. Guarda che roba, oh. Poro cuoricino schiantato. È diventato un tappeto, la putrefazione. Guarda un po' i buchi, chi? Guarda i buchi, chi? Caschi giochi, crepi. È altissimo, chi, oh. È altissimo. Porca miseria, fammi vedere. Fammi vedere. Fammi vedere come... Che botta. E na miseria, mi sta più alle vertigini a me. Mi sta più alle vertigini, mi sta più. Guarda un po'. Guarda un po' che buchi. Cos'è? L'orologio! L'orologio! Anni 60! Quando ancora gli affari andavano bene alle aziende! Era il boom! Guarda quanto è alta sta struttura, oh! È immensa! Adesso voglio buccare là dentro, voglio buccare! Però gli uffici si vedeva da fuori, chissà com'è che non c'è. Chissà com'è che non c'è gli uffici, io. Com'è? Mi gira la testa. Guarda un po' che scritte molto colorite. E il pavimento di marmo, guarda un po'. Guarda un po' che roba. E il pavimento di marmo. Chi? Se uno cammina, va giù, casca giù, a posto, è finita. È finita, guarda un po'. Guarda lì. Le coppe de merda dei cuoricini, guarda quanto hanno cagato in tutti questi anni d'abbandono. Guarda la merda, pare la merda di pipistrelli. Vedi le mucche de merda. Oh, là c'è le macchine, oh. Là c'è le macchine, mi stanno aspettando. Mi stanno aspettando là, oh. Al varco, fammi vedere. Fammi vedere, sì, oh. Oh, porca miseria, mi stanno aspettando, mi stanno. E chi è sta gente? Guarda un po' su cuoricino, è sventrato. Sventrato, guarda. Porca miseria, guarda le mucche de merda che hanno fatto i rialzi. Quanta merda, quanto hanno cagato, guarda un po'. Guarda un po' che macchinari immensi che c'è. Cos'è, oh? Porca miseria, non ho visto mai una roba del genere, oh. Quando stavo nell'azienda Barilla e dopo c'è morto quel ragazzo lì che mi hanno imitato per bucca dentro, mi hanno imitato, no? E dopo ci andavi dei ragazzi di notte, uno c'è morto perché è cascato una tromba di un ascensore oppure un buco del genere. Allora ve voglio dire, non imitatemi, non fate le robe che fui io. Dopo i cavoli vostri, se me volete imitare, se c'è crepate non è colpa mia, io l'ho detto, io l'ho avvertito. Guarda un po' lassù, guarda su tutte le ventole, i motori delle ventole che giravano, io. Adesso vado agli uffici, se boccante gli uffici qua, oh. Guarda un po', qui c'era un sacco di macchinari, come avranno fatto a tirarli fuori? Sale gru, guarda un po' l'orologio, faticavano e rotta di collo. Questo è in fissi anni 60, vedi, guarda un po' qui. Vero? Oh, guarda un po' qui dentro, qui accendo la luce, oh. Accendo la luce, accendo, fammi vedere. Chi c'è, oh? Ah, vedi, i vandali c'è nella Red Bull. Guarda un po', bevene a rotta di collo e trombene e si droghene. Guarda un po', questi qui è contatori anni 70. Vedi che roba. Guarda un po', che impianto elettrico importante. Pieno di impianti. Tanto la centrale elettrica è ovvio che c'è impianti. Adesso è un DAO qui. Un'altra Red Bull, oh. Un'altra Red Bull. Qui tutti incartamenti vari. Vediamo un po' le firme di lor signori. Guarda un po' come scrivene da dottori. È andato tutto allo sfascio. Guarda chi! Porca miseria, che roba! Chi c'è, oh? Cucè, richieste di lavoro, guarda che roba! Caldaia e annessi. Turbo alt sotto stazione. Guarda chi, che stanza! Vero? Chi c'è? La centrale proprio, un due che dirigevene tutta l'azienda. Quanta gente avrà faticato qui dentro. Questa pare una centrale atomica, oh. Pare la centrale atomica. Qui tutti i computer anni 70. Contatori, controcontatori, pressione.
Guarda che non ci sono stato mai in una camera ardente come questa. Guarda un po' qua su. Guarda un po' qua su cosa c'è. Qua su cosa c'è, guarda un po'. Cos'è quella roba lì che è stata spaccata tutta, oh? I megawatt de potenza. Te pensa all'elettricità che sfurnavene per tante cittadine che vicino. Guarda un po' chi, guarda un po' chi uno pia la rincorsa casca giù, crepa. Guarda le alto, chi dentro chi c'è, oh? Chi dentro chi c'è, oh? Chi c'è chi dentro? Chi c'è, oh? Chi mi ritrovo? Ah, è l'impianto elettrico, guarda un po', guarda un po' che roba. Io c'ho sempre il pensiero che qualcuno mi pia le gambe, me le ruescia, me butta di sotto. Oh diavoli! Guarda un po' chi che roba. Chi ci capia? Questo è l'impianto anni 40. Sa si così chi? Si led chi anni 40, guarda. Che roba! Tu guarda, non mi ritrovo io. Non mi ritrovo. Guarda che tavoli! Pare futuristico. Negli anni 50 pensavano alle astronavi, ciao. Tanto pensa che Mussolini nelle 28, prima da Crepà che venisse ammazzato, già Mussolini e Hitler avevano incontrato già degli extraterrestri, quindi è una vita che lo sanno. Perfino gli egiziani, a voglia, guarda un po' che roba qui dentro, porca miseria che impianto elettrico qui, le cabine elettriche qui, oh non ho visto mai, cos'è oh? Come fa? Cos'è? Oh? Chi c'è? Cos'è? Un'entità, eh? È un'entità. Ha un po' i fusibili qui dentro. Niente che chioppila. Qualche diavolo che era chiuso qui dentro. Eh? Qualche diavolo sarà. Vero? Guarda un po' chi? Guarda un po' i circuiti stampati qui dentro. I fili, le matasse dei fili. Come avranno fatto sti elettricisti? Guarda, guarda, il Padre Eterno ha illuminato proprio le creature che sono creatrici, eh? Come lui è creatore. Uno spettacolo, uno spettacolo. È incredibile, è incredibile. Vado oltre qua, vado oltre, va. Guarda un po' la mappatura qui dell'impianto. Vero? Guarda un po' chi c'è la mensa. Pure chi due ne magna? Tanto due ne magna in con me. Vero? Beh. Oh. Chi c'è? Oh? Fa un po' vedere sa porta chi? Chi c'è? Guarda un po' che cattedra chi? Che cattedra, tutte chiavi, fa un po' vedere edificio, servizi, sezionatori, sbarra, scale, ufficio. Porca miseria, che antichità! Che antichità! Dai, vado oltre qua, vado oltre! Guarda un po' cosa mi ritrovo! Oh, cos'è? Oh, cos'è? Oh! Chi c'è? Chi è? Porca miseria, cos'è? Cos'è? Capo esercizio! Oh, padrone, mi puoi assumere qui dentro su spascio? Guarda un po'! Manuale organizzativo dei gruppi impianti termoelettrici. Fa un po' vedere. Ma qua non c'è qua che dentro qui. Non c'è niente. Guarda un po'. Guarda un po' cos'è. Oh? C'è qui in mezzo. Un macello. Che turbinetto lì. Oh. Che caminetto gigantesco. È altro che caminetto quello. Quello è un camino dei impianti dei cosoli. Sarà questo qui l'impianto nucleare? Sarà un impianto nucleare antico, non mi hanno voluto di niente, gente. Vero? Vabbè, vado di sopra, chi c'è? L'alzacarichi. L'alzacarichi, sì. Questa cos'è? La pulimetria catastale. L'elettricità, 1959. Oh. Anno, guarda un po', anno 1958. Hanno faticato fino a... fino a quanto anno? 1970. Ma chi c'è, oh? C'è l'impianto di risalita, oh! Vero? Guarda un po' le alto qui! Le alto qui, oh! Adesso vado di sopra, vado! Spegno sta torcia qui, che sennò mi vede nella gente! De fuori! Sa cosa vuole di io? Che ormai hanno spaccato tutto qui dentro, io cosa fode male? Niente! Sperimento, esploro! Guarda un po' la sedia anni 1930!
Che antichità, guarda che uffici, oh. Guarda che uffici, magazzini. Oh, che brutta sta cosa, hanno fatto le stelle del diavolo. Guarda un po' i poggia delle sedie, i poggia sedie. Questa è una scrivania che hanno, sa il curtello, hanno incurtellato tutto qui. Chissà chi sarà stata sta gentaccia che hanno spaccato tutto. Com'è che spaccano tutto dappertutto sta gente? Com'è? Ora un po' un tavolino anni 60. La tavola rotonda. Ora un po' chi? Ora un po' chi c'è? C'è tutti i zeppetti, chi? C'era un cuoricino. Ci ha fatto un nido. Fa un poete qua, c'è vietato l'ingresso alle persone non autorizzate. Nel locale è tassativamente proibito introdurre lampade a fiamma libera, fumare e usare saldatori anche elettrici. Guarda un po'. Locale batteria stazionaria. Fa un poete, cos'è? Le casse da morto. Qui c'è le casse da morto, qui. L'ubitorio. Guarda un po', chi? Quanto è alto? Io sono all'ultimo piano, qui, io. Sono all'ultimo piano. Oh, chi è? Là va la tavola rotonda. Adesso vado giù. Oh, anzi, vado su, anco quanti piani c'è? Le alto chi? Le alto! Guarda un po' che pavimento di marmo. Questo è marmo buono, eh. Le alto, guarda le alto! Guarda le alto, hanno scritto chi, oh. Sempre le solite scritte. Che schifo. Cosa raffigura sta scrittaccia? Una serpe. Quanti diavoli! Guarda un po', mi trovo quasi alto quanto il fumaiolo. Gli alberi. Le brutto con l'alzacarichi lì con la porta. Chi hanno tolto i macchinari e hanno sbucato tutto il muro, vedi? Adesso sta attenti a non cascate sotto, a finire sotto dentro si buchi. Ah, i cuoricini schiantati! Poveri cuoricini, morticini! Guarda, tappetini, è diventati tappetini. Poveri cuoricini. Chi è sventrato il cuoricino? Porca miseria, quanti ce n'è dei cuoricini schiantatini. Chi le casse da morto, pare. Qui le coppe de merda. A qua chissà dove se va, oh. Guarda un po' i buchi che hanno tolto i macchinari. Oh, senti un po'. E il vento, fratello vento. Guarda un po' un cuoricino bianco. Adesso vado da sopra, chi va? Chi c'è? Chi c'è? Guarda un po' che struttura gigantesca. Questa veramente è mastodontica, chissà dentro chi se c'è dei serbatoi. Guarda che roba, oh. E chi dentro c'è? Guide scorrimento carro ponte. Vietato l'accesso ai non addetti. È chiuso. Chi c'è? Guarda un po' che buco, se casco lì è finito tutto. Finisce tutto se casco qui. Guarda le alto. Porca miseria, le alto, le montagnole di merda. Guarda un po' che montagna delle stalattiti di merda di cuoricini. Poveri cuoricini. Guarda un po' chi? Qui cos'è? Oh, tutti i contenitori immensi. È immensi, oh. Guarda tu che roba, ancora va su. Ancora, guarda quanto è alta la struttura. Ma quanto so in alto? 60 metri, se vabbè. Chi c'è? Le scale che va giù. Adesso vado giù pure io perché devo andare a magnà. Quanto mi piace queste strutture antiche. Come avranno fatto a faticare a fare tutti questi piani a piedi tutti i giorni, 100 volte al giorno, apposta campavano poco sa gente. A parte che non si campa mai tanto, solo che campavano poco perché faticavano a ruotare il collo. Chi c'è? Oh? C'è le scale, va, guarda un po'. Va giù gli uffici. Chi c'è? Fa un po', vedi chi c'è? Un rigenerante, chi? Un rigeneratore, va un po'. Chi c'è? Guarda un po' che c'è, chi non mi ritrovo. Non mi ritrovo tutte fasce elastiche. Queste è per... Cos'è questi? Questi è i tubi dei pompieri. Guarda un po' che roba, chi? Oh, è andato giù tutto. Ma qua? Ma qua dentro su cornicchio, chi c'è? Chi c'è? Oh? Fa un po' vede. Chi mi ritrovo? Guarda un po' tutti i tubi. Contro tubi, questo è l'impianto della reazione. Senti che roba, il vento, fratello vento, nei tubi della reazione. Senti che rumore che fa. Pare chissà cos'è invece nei tubi. Allora, adesso io per trovare quell'altra strada di prima, di quell'impianto elettrico, che mi piace un bel po', chissà dove andava, un po' che chi gira la ventola,
Gira la ventola qui, ancora. Guarda un po' come gira. Pare le ruote della Ritmo anni 60. Adesso tutte un'onda, io devo andare giù, un po' una caldaia. Chissà, butta l'acqua, butta. Butta. Tanto non c'è più l'acqua ormai. Guarda che impianto anni 1930, della Siemens. Guarda l'antico. Guarda un po'. Cos'è cascato? Una piattola. Ecco, adesso vado giù, vado giù. Vado giù, vado. Devo andare su con le scale di prima, ma non trovo più il modo. Qua, sarà qua. Ecco qua. È qua, oh. Ehi, guarda un po' che cesso. Tutto rotto. Il gabicesso. Ehi. Guarda chi. Adesso mi fa una pusciata. Oh, queste le orme fresche, oh. Queste orme fresche. Chi c'è bucca? Dio. Ah, un altro. Allora, fammi accendere questa, va. Guarda un po'. Cos'è, tu casse da morto, chi? Guarda un po' i fili mucchiati. Come avranno fatto a fare... Questa era una spesa immensa di quella volta, eh. Guarda un po' l'archivio. Guarda chi! Guarda non mi ritrovo! Cu c'è chi dentro qui, adè? Cu c'è chi dentro qui, oh? Se può sapere, cos'è? Anomalia tensione 24V. Comando alternatore. Esclusione... Commutazione messa a terra. Pensa quanto erano intelligenti sa gente quando si accendeva una lampadina, sapevano da dove veniva. Allarme blocco avviamento, allarme blocco, distribuzione corrente, temperatura, trasferimento. Guarda che io. Certo che delle capacità il Padre Eterno ha donato alle creature umane, che non è indifferente. Qui pare tutti scienziati di UMS, cioè tutti i dottori. Guarda un po' che telefono antico come la prota. Non c'è l'affare per girare, oh. Cos'era digitale, questo qui? Com'è? Ah, tiravene su, era dell'azienda e basta. Non c'era bisogno che schiacciavane il dito, sai, i numeri. Tutto rotto, qui, oh. Hanno vandalizzato tutto. Guarda un po', hanno vandalizzato tutto, sta gente. Che vandali, guarda, che delusione. Che peccato, però, che hanno vandalizzato tutto. Adesso io, però, bisogna che magno. Bisogna che magno, sta sedia è un macello, sta sedia, anzi dai, niente, non è, bisogna che magno da qualche parte e mi metta a sedere. Posso magna? Quanto sono soddisfatto adesso da sta qui dentro qui, però mi dispiace un bel po' e sono incazzato perché c'è stato i Sivante e le hanno impaccato tutto, perché sta azienda elettrica e tutto su capannosa struttura gigantesca, imponente, se poteva regalare lo Stato, la poteva ripristinare, face le case per i puretti disgraziati che non c'hanno un tetto. Pustà che andiamo avanti così, pustà! Fame magnava, che sarebbe ora scossa. Fame magna su panisa la mortatella, fame beve s'acqua. Fame beve. Ah, vedi, l'impianto elettrico, te pensa che dicevo di Ighina e dicevo pure di quell'altro grande che ha inventato l'elettricità, com'è che si chiamava, ma come ricordo più, che già avevano inventato nel 1800, pensa un po' che razza di scienziati. Oh! Già ho sentito la bontà de sa mozzarella, va. Ah, guarda un po' che bella mozzarella de bufala. Le buona. Voglio un muccicotto, va, magna da un muccicotto, dai, guarda chi. Che bontà!
Te pensa, se strutture chi per abbattere e per eliminare i rifiuti ci vuole un mare di soldi. Allora il governo si è indebitato fino ai capelli per via per buttare la geoingegneria chimica nel cielo, no? Per inquinare tutto. Per distruggere il pianeta e si è riempito dei debiti, dopo c'è il debito pubblico. E a noi ci fanno da intende che il debito pubblico si è formato per le spese delle cose e tutto. In realtà è per le scie chimiche. Per questo devono investire nelle scie chimiche, non possono investire per il ripristino delle strutture chia. Quanto mi è piaciuta sempre la mozzarella di bufala a me. Ah, guarda, guarda che roba, guarda che bel panino, guarda. Ah, vedi chi? La bufala la devo mettere qui dentro. Così se mangia la benda, cioè invece mi ci vuole mezza giornata per mangiare un panino. La vuoi un po'? La vuoi sta mortatella un po'? Ah. Ah. Tu pensa quanti ce ne sarà stati di operatori qui dentro che faticavano. Pare un pezzo di astronave antica qui dentro. Messo in pallottola un po' il gargalozzo su panì, perché c'è poca mortatella. Me ce ne voleva mezzo chilo di mortatella, almeno non me se impalluttava. Ah. Tu pensa, questo qui era un grande generatore di corrente per tante cittadine qui vicino, no? Pensa tu quanta corrente ci voleva anche per tenere in funzione tutti questi macchinari elettrici. Pensa tu. Ho visto qualcosa, Chi c'è là? Guarda. Hai sentito quel rumore? Chi c'è lì? Chi c'è lì? Chi era bello sperimentare notti? Però dopo se caschi dentro quelle trombe lì, dei culi buchi. Dopo a mettere a pentaglio la propria vita per fare un'esplorazione così semplice non è. Un vabbè.
te guarda di là, guarda di retro di me, di quella porta lì, se scappa fuori qualcosa. Ho sentito qualcosa lì. Sei defunto qui? Oh! Sì, c'è un defunto. Pure là, oh! Chi c'è lì, oh? Se può sapere! Si può sapere! Ho sentito quel rumore lì. Ti serve un eterno riposo? Anzi, mi serve? Eterno riposo, dona a loro, Signore. Risplendi ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Oh, ma tutti quei uffici che si vedono dall'alto, non stanno? Adesso faccio un attimo un giro e poi finisco qui. Devo andare via. Quanto mi è piaciuto su panino, guarda, non te ne rendi conto. A posto. Adesso, prima del termine di questa esplorazione, per le anime defunte che sento proprio la presenza molto forte e intensa, dico l'eterno riposo, ulteriore a quello che ho già detto, e poi apro la Bibbia, apro la Sacra Scrittura, eccola qui, una Bibbia molto importante e di grande valore. La Bibbia, la Sacra Scrittura, è il più grande libro e più importante in assoluto per la salvaguardia di ognuno di noi, per la nostra salvezza. L'unico in assoluto al mondo. Non c'è un altro libro più importante per il bene nostro di questo. Allora leggiamo sta benedetta Bibbia che ci fa bene a tutti noi. Guarda un po', capitolo 7 di Ezechiele. La fine disastrosa si avvicina. Guarda caso, non è un caso, niente capita per caso. La fine disastrosa, l'abbandono,
la distruzione, la delinquenza, l'ingratitudine, l'indifferenza e la mancanza di carità. Perché la struttura abbandonata, l'abbandono, è già una mancanza grande di carità e d'amore verso il prossimo. Questa parola del Signore mi fu rivolta: ora, figlio dell'uomo, riferisci, così dice il Signore Dio al paese di Israele, la fine, giunge la fine per i quattro punti cardinali del paese, ora che su di te pende la fine. Io scaglio contro di te la mia ira per giudicarti delle tue opere e per domandarti conto delle tue nefandezze. Non si impietosirà per te il mio occhio e non avrò compassione, anzi ti terrò responsabile della tua condotta e saranno palesi in mezzo a te le tue nefandezze. Saprete allora che io sono il Signore. Così dice il Signore Dio. Sventura su sventura, ecco, arriva, viene la fine viene su di te, ecco, viene, sopraggiunge il tuo destino, o abitante del paese, arriva il tempo, è prossimo, il giorno terribile, e non di tripudio sui monti. Ora, fra breve, rovescerò il mio furore su di te, e su di te darò sfogo alla mia ira, ti giudicherò secondo le tue opere, e ti domanderò conto di tutte le tue nefandezze. Né si impietosirà il mio occhio e non avrò compassione, ma ti terrò responsabile della tua condotta e saranno palesi in mezzo a te le tue nefandezze. Saprete allora che io sono, che io il Signore sono colui che colpisce. Ecco il giorno, eccolo che arriva. È giunta la tua sorte, l'ingiustizia fiorisce, germoglia l'orgoglio e la violenza si leva a scettro d'iniquità. È giunto il tempo, è vicino il giorno. Chi ha comprato non si allieti, chi ha venduto non ne rimpianga, perché l'ira pende su tutti. L'ira pende su tutti. Chi ha venduto non tornerà in possesso di ciò che ha venduto, anche se rimarrà in vita, perché la condanna contro il loro falso non sarà revocata e nessuno nella sua perversità potrà preservare la sua esistenza. Pensa tu che roba! È arrivato il tempo della fine di tutto, eccolo, sopraggiunge, e già qui è giunto, e giungerà nella generazione odierna, questa qui. Questa generazione è finita, senza valori, senza sentimenti e senza interessi, de niente, solo del diavolo, solo della divisione, solo della discordia, solo delle indifferenze, delle nefandezze, come c'è scritto nella Bibbia. Tutto sta scritto, basta legge. Dipende il passato, presente e futuro in quel libro. È un libro straordinario la Bibbia. Te lo sa! Chi c'è? Se passa per! Ah! Oh! Chi c'è? T'ho visto, sa! Questa è una centrale nucleare, altro che! Guarda che roba! Centrale nucleare abbandonata! Guarda un po'! T'ho visto chi dentro che! Chissà quanta gente c'è fatica qui dentro, come ho detto prima! Sei qui! Beh! Cio, e chi? Sei qui! Beh! Oh! Guarda che roba, chi? Tutto Siemens, oh! Cos'è che sgrulla, oh? Sta sgrulla qualco! Cos'è? Oh, adesso vado via, va. Finisco chi sa registrazione. Chi c'è, oh? Cos'è? Sei qui, A posto, vado via, va. Vado via, va. Che peccato. Volevo andare sopra. Gustache, non tu se vade sopra. Adesso bisogna che
vado a vedere un attimo un te cure scale di prima, dove che posso accedere. Oppure già c'è sono stato, volevo andare proprio all'ultimo piano, pusta che non c'è se può andare all'ultimo piano, adesso ho spento la torcia, fammi un po' andare a vedere, chi c'è le scale, va, guarda un po', volevo andare sopra al massimo per vedere, sì, mi conviene andarci, già dato che so che, volevo andare su tutto, Prima so passato qui, ho fatto tutto il giro qua, però io adesso vado di sopra. Quanto è alto, guarda chi! Chissà quanta gente c'è cascata di sotto qui! Guarda quanto è alto, sarà 60 metri buoni, anche di più! Porca miseria, quanto è alto! Quanto è alto chi! Chi ci sono arrivato, sì! Chi ci sono arrivato? A qua? A qua no però! A qua non ci sono arrivato! Guarda lì tutto rotto! Hanno impaccato tutto, Qui c'è i macchinari, qua? Qua che c'è qua? Oh? Sovraccarico utile! Le alto chi? Porca miseria, è un'impossessione! Adesso vado pure di più di sopra, chi? Se può buccare! È chiuso! È chiuso a chiave! Fammi andare sopra, va! Guarda quanto è alto! Porca miseria, non è possibile! Ma cos'è? Davvero! 100 piani c'è qui dentro qui! Pensa ai grattacieli, guarda, sto più alto degli alberi, io! Te pensa ai grattacieli, quanti alti, questo non è niente al confronto! Pensa alle due torri gemelle, 480 piani e cascato giù tutto! Le lavagne, va? Qui c'era una scuola qui dentro! Vedi l'alzacarichi andava su, Andava su l'alzacarichi. Porca miseria, quanto è alto! Mi pare impossibile, guarda, oh! Guarda che roba, non mi ritrovo qui! Non mi ritrovo! Qua ne ho provato a forzare per boccare, vedi? È aperto qui, no? Hanno forzato, vedi il tetto? Sto ante il tetto della struttura, oh! Fa un po', vedi? Guarda che roba! Cos'è quella roba là, oh? C'è tutta pannellistica solare e poi quello sgorbio lì cos'è? Una gru, è una gru, se scoperchiati tutti chi di coperture del tetto, era un po' quel cucuzzolo di montagna, cuccevo, c'è un paese qua, cuccè, cos'è quella roba lì, oh? Tutti quegli alberi strani, cos'è, oh? Tutti i pini guzzi. I piniguzzi, ci sarà un cimitero dei zombie. Adesso vado pure di più in alto pure, oh! Pure di più in alto, oh! Ti rendi conto? Le alto qui! Porca miseria! Quanti piani è, oh! Pensa quanto due ne fatica! Facevene 100 piani al giorno, questi! Anzi, no, cosa dirò? Se lo facevene 50 volte su e giù, morivene! Alla sera erano sfiniti. Guarda un po' che camì. Guarda, oh, l'altezza del camì è enorme, Te guarda che roba. Io adesso vado sotto col camì a vedere. Qua c'è qua, oh. Qua c'è. Non utilizzare ascensori fuori servizio. Allo sfascio era andato l'ascensore. Guarda qua. Cos'è questo schifo qui onte i muri? Cos'è questo schifo qui, oh? Qua su? Sto ante il tetto proprio al massimo, Qua c'è qua, oh. Porca miseria, quanto è profondo chi, te fa vedere la profondità buttando ciò su sedile chi, su sedile anni 40, io, visto? Porca miseria, che roba, che pozzi, cosa ci buttavano là sotto, oh? Che ci avrebbero buttato lì sotto, anzi cosa ci buttavano, adesso ho preso di tanta adrenalina, contentezza per essere venuto quassù, che non mi pare vero, guarda quanto sono in alto, sono in alto un bel po', guarda che roba, ando so riato, oh. I cuoricini stanno lassù tutto, guarda chi, se rincorrene, oh, se correne dietro, tanto non c'ha né problema, tanto volene, in con me volene, guarda un po' le montagne, guarda un po', le ventule là,
le ventole lì sopra, oh! Guarda tu che roba! Quello è il Tevere, va giù tutto, però non c'è più niente, l'acqua non c'è più, è finita. Non ha piovuto più. Guarda un po' con la struttura in 2 euro prima quanto è bassa. Pareva chissà cos'era e bassa passa, va. In 2 euro prima, oh. E fammi bucca, va. Fammi bucca. Posso bucca. Oh, non si apre. Non si apre sta porta. Non si apre. Com'è che non si apre? Non mi si apre, chissà dove va finendo. Che pure è chiuso. Dove va finendo qua? Fa un po' vedere. C'è un altro piano qua. Com'è che non si apre? E questo si tira oltre, vedi che cosa lì. Non si apre più, anne chiuso. E pazienza, dai. Allora finisci qui sta registrazione. Ah no, devo andare dentro col buco lì. Dentro col camino. Dentro il camino è una bocca, se no non sono contento. Dopo c'è la struttura nuova là, abbandonata, tutte quelle strutture, però quelli cosa ci vado a fare? Tanto è tutto vuoto, che ci sarà qualche ufficio, ma. Le alto chi? Che esagerazione! Ma io penso che 100 metri alto qui, Peccato andà via! Peccato andà via! Le alto chi! Porca miseria, un'impossessione! Adesso voglio buttare giù qualcosa. Ci voglio buttare giù qualcosa per farti vedere quanto è alto. Poi, guarda, e poi non so manco all'ultimo piano adesso. Sono tornato giù. Adesso ci butto qui, va, ci butto. Ci butto qui per farti vedere come cosa. Io! Guarda un po', ci va giusto, ci va. Oh. Ci va giusto, la rampa del decollo, guarda, Io! Hai visto che roba? Non ci si può credere quanto è alto? Non si sentiva manco più il rumore di quanto è alto. Ancora ciò, e non mi sei. Cosa ho fatto? 1 chilometro in salita. 1 chilometro. Adesso però se vado un tel tetto è meglio che non ci vuoi, perché se mi vede ne qualche tu dopo c'hanno da discorrere. Oh, ancora sbatte. Com'è possibile? Porca miseria, è alto. Guarda lì, oh! Sta struttura, cos'è, oh? Non gli ha fatto niente il terremoto, Non gli ha fatto niente, oh! Le lavagne della scuola, anni 80, c'è chi? Le lavagne? Forse facevano dei corsi per essere più esperti, dei corsi del coso lì per gli ingegneri, sta gente lì, capito, che sistemavano i computer, guarda qua! Guarda qua, qui c'è chi io? I contatori anni 70. Fammi andare via, va. È stato molto interessante. Mi piace a me stare nelle alture. Mi dispiace andare giù. Mi dispiace un bel po' andare giù, però tanto cosa devo fare? I vetri tutti impaccati. È una delusione che hanno vandalizzato tutto, però tanto ormai quello che fate è fatto. È tutto rotto, È tutto rotto ovunque. C'è poco da fare. Ciao, Oh, hai sentito? Come ho detto ciao, una botta secca? Chi c'è? C'è qualche dubbio. Mi ha risposto. Anche se c'è molto fratello vento, però. Oh, io vado giù dalle scale, faccio prima, guarda un po' là. Chi mi ritrovo là? No, vado giù qua e te fa vedere dentro il fumaiolo. Di questa centrale molto grande. Tu pensa, quanta gente ci sarà bucata qui, oh. Tutti quelli del paesino. Il paesino qui vicino e tutti quelli nelle zone vicine, anche quelli di Perugia, a voglia. Quindi la vandalizzazione non è che è stata solo dei 3-4 delinquenti teppisti, ma anche, guarda un po' dove è finito, questo qui, dove è finito, vedi, Perugia tutto, è finito qui. Quindi è stata anche molto ampia la vandalizzazione della gente, è venuta a sprecare tutto. Guarda. Posso a vedere la struttura qua? Cos'è? È tenuta dai tiranti di legno qui? Tutto legno, com'è possibile? No, cemento. Cemento, se no non si spiega come fatti in esse su. Guarda un po' sta struttura del genere. Quant'acqua ci sarà lì sotto, oh?
Quanta ce ne sarà se uno bocca lì, muore, crepa? Guarda il legno che c'è qui dentro, oh! Guarda il legno che c'è qui dentro! Guarda tu! Tu guarda che roba, come farà a tenersi su tutto qui! Come avranno fatto a bruciare il carbò così? I metodi proprio del 15-18. Oh, adè, da qui è tutto! Anzi, no, non è tutto per niente, perché là c'è il caroponte, devo andare a farti vedere. Là, cucevo. Ora un po', non è finita qui. E non è finita qui, come diceva il buon'anima di Mike Buongiorno. Eterno riposo, dona Mike Buongiorno, signore. Risplende a lui la luce perpetua, riposi in pace, ame. De un da oltro là, de un da oltro. De un da oltro là io, allora. Chissà andu se può passare per da oltro là. E poi lassù, due onda lassù lì, mi ficcavo l'inte con la scala, mi gustava, però non c'ho più tempo. Non c'ho più tempo. Porca miseria! Guarda lì, oh! Una struttura mastodontica! Porca miseria, un'impossessione! Guarda lì in due che c'era l'ascensore, andava su tutto! C'era i terrazzi quella volta, oh! Te guarda che azienda! Porca miseria, l'Enel è una grande azienda, una delle più grandi in luce elettrica. Tanto mi sa che in Italia è l'Enel che c'ha potere. Che cavolo c'è? Tutti i ferri per terra. Che cosa c'era? Un parcheggio. Di chi è che faticava ne chi? Guarda le tubature. A qua c'è fatica, Neo. C'è fatica. Oppure non è in servizio. La parte di là è in servizio, la parte di qua è tutta abbandonata. Porca miseria. Allora termino qui tutto quanto, e con le ventole te le vieni a guardare te, però sta attenti, io ti consiglio da non venirci. Hai visto il documentario mio? A posto, così preservi la tua vita, non c'è crepi, perché se ci vieni c'è crepi sicuro, vai al cimitero. E te saluto, te ringrazio, te, fine!